location a dir poco straordinaria, praticamente mette insieme sport endurance, quindi di durata, di resistenza anche mentale, e insieme al parco delle Terme Sabine, che è una location straordinaria immersa nella natura in un contesto unico, e quindi abbiamo creato questo abbinamento soprattutto come primo scopo è stato avvicinare proprio le famiglie. Di solito si va in gara da soli, rimane la famiglia a casa perché le gare magari possono essere monotone, qui la famiglia sta in piscina tutto il giorno, ogni tanto vanno a vedere i genitori che corrono, nel caso dei ragazzi, oppure i relativi compagni. Il percorso è venuto fuori molto bello, c'è una prima parte totalmente in single track all'interno del bosco, quindi totalmente ombreggiante, molto divertente, mi dicono tutti, ho finito adesso di fare un giro a piedi, si stanno divertendo tutti quanti. La seconda parte, che sta sulla collina superiore a delle terme, è invece più veloce da un punto di vista di molti rettilini, molti drittoni, diciamo tecnicamente, però è faticosa dal caldo, soprattutto la giornata oggi è molto calda, e quindi è un po' più assolata, e l'ultima parte rincomincia a essere sinuosa come uscita qua che vediamo alle mie spalle. Da oggi abbiamo inaugurato il CSI Live, che ci sono le classifiche anche da casa, puoi seguire le classifiche in tempo reale della gara collegandosi al sito CSI con tutti i passaggi di ogni atleta. L'endurance è una disciplina molto particolare, se la porti troppo nel tecnico non crea problemi ai solitari, cioè a coloro che si sono iscritti e fanno la gara, praticamente partecipano alla gara in solitaria. Quindi quello gli crea problemi soprattutto le ultime due ore. Se il percorso è troppo facile si entra nel noioso, cioè stai lì, giri per sei ore, sì è veloce, è facile, perde un po' di sfida. Allora qui abbiamo trovato il connubio per me perfetto, un'altimetria non elevata, siamo poco più di 50 metri al giro, credo 68, poi dipende dai famosi Garmin, diciamo GPS, chi da 60, chi 62, chi 64, comunque siamo sul range tra 60 e 68, quindi spalmato su oltre 3 km e mezzo è tranquillissima come altimetria. Le salite non ha, abbiamo la fortuna che il territorio non ci regala salite ripidissime, e quindi abbiamo un bosco straordinario che ha creato, io adesso l'ho rifatto a piedi contro mano, vedevo che i ragazzi passavano su delle S spettacolari che neanche quando l'abbiamo creato ci rendevamo conto che sarebbero venute così spettacolari, quindi abbiamo raggiunto per l'endurance l'equilibrio perfetto per quello che penso io, insomma. L'CS16 è un circuito di endurance, è il circuito più storico di endurance del Lazio. Quest'anno è il terzo anno, è molto corto, 3 prove, 3 bellissime gare, questa è la prima e parla da sola, la seconda altrettanto bella, ho partecipato l'anno scorso, si terrà all'interno dell'Università Agraria di Pomezia, la terza prova si terrà ad Ostia, Pineta di Castelfusano, lì nella Pineta subito dopo la rotonda. E percorso lunghissimo, 12 km, totalmente pianeggiante, si raggiungono medie spaventose, quindi la particolarità del circuito è che ha 3 prove con 3 percorsi totalmente diversi dal punto di vista tecnico, e si chiude con il più facile a livello, dal punto di vista tecnico, che è quella di Ostia, molto veloce, molto divertente, ultime 2 ore in notturna, e lì poi ci saranno le premiazioni finali del circuito e tutto quanto. Siamo una squadra di Santa Marinella e facciamo prevalentemente fuori strada, anche se abbiamo atleti che fanno gare su strada, tutte le categorie, agonistiche e non. E è qualche anno che siamo specializzati sulle gare d'endurance tipo questa manifestazione, in gare di 6 ore e di 24 ore, sia nella categoria dei solitari che nelle categorie dei team. Come ti sembra il circuito? Guarda, non l'ho provato perché sono arrivato un po' tardi, tempo che abbiamo organizzato e tutto, te lo saprò dire sicuramente dopo la gara, se mi rintenvisti probabilmente te lo dico. Comunque il posto è bellissimo, la location già l'ho vista altri anni insieme a Luca, è spettacolare.
Il bel circuito, difficile al punto giusto e tecnico al punto giusto, non pericoloso. E questa è una gara che devi preparare mesi prima, perché specialmente per noi che facciamo i solitari sono gare di resistenza, dove allenamenti mirati da 8-9 ore al giorno per poter fare una gara di 6 ore. Poi chi preferisce fare dei team o da 2 o da 3, lì è tutta un'altra gara, dove si entra dentro un giro secco da 12-13 minuti. E bisogna partire non tanto veloce, sapersi gestire già dalla metà gara fino alla fine, bisogna sapersi gestire, perché sono le ultime ore quelle che decidono dopo la gara. E diciamo che per i solitari è un po' più dura, diciamo, di quelli a squadra, perché logicamente loro fanno un'ora, 2 ore ciascuno. Però diciamo che io, diciamo, per me oggi dovrei starmi un po' buonino, via, perché sabato faccio pure la 24 ore, capito? Cioè, attaccato con questo, allora dovrei sapermi gestire, via, poi alla fine. Noi ci siamo organizzati in squadra, siamo 3 persone, ci daremo il cambio, speriamo 2 ore l'una, però forse sfrutteremo una persona che è più atletica di noi per fargliene fare un po' di più, visto che si può fare. Beh, il team è sempre alla grande, affiatato, partecipiamo sempre quanto possiamo, soprattutto con la bici da corsa, però quando c'è l'occasione anche in mountain bike, perché un mountain bike è la massima espressione, secondo me, del ciclismo. Abbiamo subito caldo, umidità, però il percorso è bello, è abbastanza duro, impegnativo per essere una 6 ore. Adesso vediamo quello che viene fuori. Io sono in coppia, lui e lei, con una ragazza, quindi vediamo un attimo quello che può venire fuori. La prima nostra esperienza, c'è la parte tecnica tutta qua sul bosco, che è abbastanza insidiosa, e poi c'è l'asperità a questa salita che per una gara, diciamo, di 6 ore, alla fine si sente, a lungo andare sono parecchi giri, insomma, che va bene. È una gara bella dura, non è pianeggiante, ci sono dei bei strappi, è molto nervosa ed è da fare tutta con la bicicletta ammortizzata, perché con la rigida è impossibile, perché è completamente piena di dossi, cunette, c'è anche il terreno che è molto spaccato dal caldo e quindi bisogna fare molta attenzione, però è bella. Ecco, proprio il caldo, forse è un nemico in più da combattere. Mamma mia. Guarda, ci sono questi punti sotto il boschetto che si sta bene, ma quando si va verso il campo tagliato è qualcosa di mostruoso. Alle 10, non oso immaginare alle 11, mezzogiorno, l'una,
comunque ormai ci siamo e cantiamo. È una bellissima gara, è organizzata benissimo, tutto perfetto, bella, molto divertente. Se proprio dovessimo trovare il pelo nell'uovo, quale potrebbe essere il pericolo maggiore, a parte il caldo? Il caldo, diciamo, è una bella pecca oggi, però forse la parte un po' più difficile è quella dopo, cioè prende, c'è un ponte, una discesa a un ponte, dopo c'è una salita molto ripida, quindi bisogna cambiare velocemente e conoscerla soprattutto. Quindi molto tecnico come percorso? Sì, è molto tecnico, però è bellissimo, è divertentissimo. È stata veramente dura per il caldo, io non avevo neanche programmato di farla 6 ore, la dovevo fare con una squadra da 3, poi stamattina proprio sono rimasto solo e l'ho fatta comunque, volevo fermarmi, però vabbè, è andata, quindi va bene così. L'avevo fatta già lo scorso anno, per la prima volta che avevo appena ripreso la bici, e no, il percorso è bello, per fortuna c'è almeno il sottobosco dove si stava all'ombra e bene. Io sono scivolato, al secondo giro sono scivolato anche io, e poi comunque c'è quella salita, c'è uno strappo che poi alla fine delle 6 ore si sente, facendolo più volte, comunque alla fine si sente, tutto qua è dura. Devo ringraziare tutto il team bike Palombare, mi ha dato una mano enorme, e altrimenti cadevo più di qualche volta, più di quello che sono caduta, insomma, sono contenta, è stata una bella esperienza, tanto tanto dura, non... Infatti molta gente penso si è ritirata, però i duri non mollano, insomma. Una bella faticata oggi perché faceva molto caldo e alla fine si faceva sentire. Io ho cominciato un po' in sordina, poi ho preso il ritmo e sono riuscita a finire bene questa gara. Personalmente non ho trovato nulla di particolare, molto carino il single track con i due ponticelli. Però per il resto è tutto molto fattibile, insomma, buono, un buon livello tecnico per una 6 ore. Un percorso bello, tecnico, da guidare, sì, bel percorso, complimenti agli organizzatori, hanno fatto un bel lavoro. Difficoltà, diciamo, molto caldo, caldo, umido da subito, e l'unica difficoltà è stata quella. E poi comunque ti permette, non ti permette di esprimerti al massimo, ma comunque è andata bene lo stesso. Io confermo tutto quello che hanno detto i miei compagni, stati grandi. Molto dura perché c'è stato un grande caldo, poi oltretutto a metà gara eravamo primi e c'è avuto un guasto meccanico, ho rotto la catena, ho dovuto fare tutto il giro di corsa a piedi e non pensavo assolutamente che riuscivamo a raggiungere i primi, perché già pensavo che fosse finita lì la gara, però siamo riusciti tenacemente, siamo messi con la grinta e abbiamo riusciti a prendere il primo posto.
Beh, vabbè, il percorso comunque era molto bello, il caldo non era colpa del percorso, sì, qualche caduto sì, però la stanchezza spesso è dovuta a quello. Una volta che lui, avevamo 6 minuti di vantaggio, è arrivato che eravamo terzi, quindi là bisognava cercare di mantenersi senza andare a tutta per poi non riuscire più ad andare avanti. Bisognava distribuire bene, cercare di tenersi.